Hey coach, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo video di Yo-Kai Watch 3. Oggi finalmente andremo a fare il vicolo nebbioso, lo completerò, ovviamente sconfiggerò anche il boss. E devo dire che rispetto a Yo-Kai Watch Sushi questa volta ci ho messo solo 7 tentativi. Il problema è che devono accadere degli eventi particolari per far sì che tu possa avanzare appunto nel vicolo nebbioso e ovviamente questi eventi sono legati alla lunghezza che tu percorri nel vicolo nebbioso. E in genere dopo che hai percorso i 6.000 metri, 7.000 metri dovresti aver in teoria realizzato tutti quanti gli eventi che servono per appunto attirare il mostro e combattere. Gli eventi sono, non li so in successione, però più o meno sono la festa del gallo, ovvero quei tre che vanno in giro cantando con la faccia con la maschera strana e anche tu ci parli e ti trasformi in uno di loro. Dopo 20 passi che fai e torni normale, quindi uno dovrebbe essere quello. Un altro evento che devi attivare è Lunatica che appare alla finestra mentre stai percorrendo il vicolo e poi scompare ovviamente. I passi che ti seguono anche se tu non vedi nessun altro, quindi la musica a un certo punto si ferma e senti dei passi che ti seguono, ma non succede nulla. Un altro evento è l'alieno che si trova in mezzo al campo di grano. Un altro evento, ovvero il quinto, è quando la telecamera si capovolge e tu hai i comandi invertiti e stai correndo a testa in giù. Bene, questi mi sembrano che siano tutti quanti gli eventi. Se non dovesse bastare, dovete anche triggerare gli eventi, altri due in teoria, di quando appunto voi arrivate alla casa di Lunatica, ci parlate, vedrete voi che arrivate dal vicolo nebbioso e un alieno che vi insegue. Un'altra volta ancora, la seconda volta che parlate con Lunatica, voi che arrivate dal vicolo nebbioso, l'alieno che vi segue che poi si trasforma in Nascond. Questo in teoria dovrebbero essere tutti quanti gli eventi, 6, 7, 8 eventi appunto che devono attivarsi per far sì che comunque sia voi abbiate la possibilità di sfidare Nascond. Inoltre quando trovate Lunatica, che la trovate anche vicino alla riva quando arrivate alla fine del vicolo nebbioso, anche se non c'è la casa, se potete parlarci parlateci, parlate con lei ogni volta che c'è la casa, anche se non attivate tutti gli eventi, parlate sempre con lei perché comunque sia vi aumenta la distanza che dovrete percorrere per far sì che appunto si attivino tutti quanti gli eventi. Inoltre quando trovate il gruppo di ragazzi che vi battono le mani, l'ultima persona è il maestro di Luna. Se parlate con quella persona è più facile appunto che l'uscita del tunnel si allontani, ma ve l'ho fatto anche vedere in un altro video comunque sia questa cosa. Bene, questo era il vicolo nebbioso, insomma è stato piuttosto facile come evento questa volta, non mi lamento per nulla. La lotta molto molto veloce, ci ho messo 3 minuti, quanto ci ho messo, insomma è stata molto molto facile. Comunque sì, sto dalla parte di Nathan, ma a questo punto non faccio più distinzioni tra Luna e Nathan, non ha più importanza. Questa volta dovremmo esserci. Questa è la settima volta che faccio il campo di grano. Mi è anche apparso appunto il mostro che mi inseguiva e sono dovuto scappare. Sai, è quasi arrivato. E tu? Hai il coraggio di guardarti alle spalle? Te. Fai attenzione. Non potrai più tornare indietro. Perfetto, eccolo. Ti acchiappo! Ti acchiappo ora! Wow! Perfetto, finalmente ci combattiamo. Nascondo. Ok. Iniziamo ovviamente con la pistolazza, perché senza non si può. E lui mi blocca subito due zone del campo, ma io già lo sapevo, questo perché l'ho affrontato anche su Yo-Kai Watch 3, quindi. Cioè su Sushi, non. E niente, dovevo mettere, non volevo, avrei dovuto mettere uno spiritos, un sfuggente, però non l'ho fatto, quindi mi arrangio ora, vado a intuito, o cioè più a culo che a intuito, ma vabbè, avete capito, no? Vabbè, niente di che, dai, non fa nulla, facciamo male con... Aspetta, ma tu vai qua. Dovrei fare un altro tipo di danno se mi metto lì.
No, invece non me lo fa. No, l'occhio non riusciamo a beccarglielo. Devo sempre a finire sul corpo, sul resto del corpo. Allora sì, ma mi ricordo bene, mi ricordo. Però stiamo facendo tanti danni. Volevo portarmi qualche yokai meno forte, però alla fine ho detto no, vabbè, sai che c'è, andiamo con il team a massima potenza. Sì, ho messo Bishamonte in squadra e Homblu. Bishamonte già c'era, se non sbaglio. Homblu ho messo di nuovo. E... basta? Tentacolare? Nascondo la testa e inizia a muoversi. No, è che ha gli spasmi, il tumore preme sul cervelletto di Nascondi, allora non gli fa capire più nulla. Povero yokai. Non serve neanche che vado con l'energia. Dai, ma è fissato a prendere per forza di yokai, eh? Quanti ce n'ha di attacchi ad area, oh? Basta, no? Mi dai Sapion alla bibita. Riempie l'energimetro, ma non serve neanche, ragazzi. Ce la facciamo scialla scialla stalotta, guarda. L'aiuto di Emma è svanito. Mi fa piacere. Vabbè, prendiamola, dai, tanto che sta qui. Eccolo qua, riempie l'energimetro. Non che mi serva, perché sto carichissimo. Oh, anche Fukurokuchi attacca, beh, ovvio. Mamma mia. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è un abominio questo yokai. È il più brutto che si sia mai visto. Un bel po' di punti esperienza. Ci servono i punti esperienza perché devo andare a fare la torre d'aroma. L'hai battuto, ma non finisce qui. Sembra che tu gli piaccia molto. Sembra preoccupante, ma prima di tutto, chi sei tu? Spero di rivederti prima o poi. Ah, rimani qui? Spero di rivederti presto. Quindi io effettivamente se tornassi qui potrei rivederla? Perché ho visto un giapponese che ha fatto 100.000, più di 100.000 metri e ha ricevuto ovviamente un semplice trofeo. E però non ho visto dopo se c'era ancora Lunatica lì oppure no. Ad ogni modo, finalmente ho fatto questo tunnel, questo campo di grano, questo cos'è. E finalmente posso chiudere anche questo piccolo capitolo di Yokai Watch. C'è ancora tanto da fare, devo ancora finire appunto Blaster's Tea. Devo fare ancora tutte quante le mappe dei tesori. Quella è una cosa che mi prende un sacco di tempo e mi è difficile trovarle, ma me ne mancano davvero poche. Inoltre dovrei anche raccogliere tutti quanti i numeri di Fenciret e svelarne appunto i misteri. Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!